Bella a tutti ragazzi, sono Gabino90, torniamo su eFootball 2022 per il consueto evento settimanale del lunedì. Questo però è registrato di domenica questo evento, quindi siamo rimasti ancora all'evento Liga Spagnola. Ho scelto l'Atletico Madrid per questo evento che finisce oggi domenica, dovrebbe finire questa notte alle 2 se non erro. Poi domani non so cosa ci aspetterà il futuro, ma credo che gli eventi gira e rigira sono sempre quelli, quindi almeno di clamorose novità. Poi vedremo più avanti, intanto concentriamoci su questo evento della Liga Spagnola con il nostro Atletico. Ehi, messo giù, messo giù. Lì c'è giallo, amico mio, bravo arbitro, bravo. Ti fai subito rispettare, giusto così. Bella, bella sta palla. Mettila bella. L'idea non era male. L'idea non era male. Siamo un po' un attimo messi male dietro adesso. È la vacca che cambia gioco. Si prospetta una partita interessante con il nostro avversario. Adesso che famo? Che famo adesso? Bravo! Oh, cosa ha preso? Difende bene lui. Ah, perché gliel'hai data lì la doveva dare in mezzo al giocatore? Dai, che presa? No. Dai, guarda che sfiga. Bravo. Sì, ma aspetta, aspettiamo altri 10 anni per fare questo passaggio. Bello, vai! Questa è stata fortuna che è passata, Griezmann! Griezmann! No! De Paul! De Paul! Fortuna, ci ha dato una mano il gioco qua. E da lì non può sbagliare, Rodrigo De Paul. Portiere, bravo, Black. Siamo in vantaggio, ragazzi, dobbiamo. Mamma mia, mi si è fermato Ugore con sto passaggio. Perché la passano così oggi? Che miseria c'ha? Non dico di gestire tutta la partita, però in contropiede andare a fare il 2-0 come qua, Griezmann, imbucata, Griezmann. Eccoli, Antoine Griezmann, 2-0 per noi ragazzi, 2-0 per noi. Siamo partiti bene in questa partita, bene, all'inizio i primi minuti un po' abbiamo faticato, l'avversario comunque è bravo. L'avversario è bravo. È messo bene in campo lui, quindi concentrati, ecco, concentrati fino alla fine. Mettiamo l'attacco adesso, dai, 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 dai. Non è che siamo 2-0, lui si dovrà sbilanciare. Per forza. Incredibile come ha messo i giocatori. Nah. Griezmann. Aspetta l'arrivo. De Paul palla in mezzo. No, che cacchiata ho fatto. Ho fatto una gran cacchiata. Va bene che è nostra, dai. Andare a riposo sul 2-0 sarebbe cosa gradita.
Angolo, va bene che nostro. Comunque lui è veramente bravo, ha messo bene gli uomini in campo comunque perché me li sta marcando a centrocampo, e comunque è abbastanza alto come pressing, quindi riesce molto bene a coprirmi tutti gli uomini, faccio un po' fatica, però due imbucate di lui, siamo andati sul 2-0, vediamo cosa combina. È che non ci ha impensierito poi così tanto lui è bello offensivo, c'ha 3-4 seconde punta e una punta. C'ha un modo strano di giocare. Mamma mia! Vicini al 3-0. Che famo? Mamma mia, che rischio. Va bene. Rialziamo le tacche perché un attimo ci siamo trovati in difesa un po' spiazzati. Dai. Quello è fallo, giusto, bravo arbitro. Ci arriverà là? Oh! Dai, cacchio, non sono riuscito a girarmi. Qua vinciamo un rimpallo. No, ma che cazzo? Buttalo giù, bravo! No, non così, no. Passiamo tutte le tacche perché siamo ormai alla fine. Oh, attenzione! Griezmann, ancora difesa da rivedere lui. E quello è rosso però, Quello è rosso, ultimo uomo. Se non lo mandi fuori qua. No, niente. Non ci credo. Ah, sì. Ha tirato fuori il rosso. Agiku, hai tirato fuori sto rosso. Bravo, giusto. Griezmann. Pelato il palo. Giochiamo con un uomo in più, ragazzi, quindi molto molto bene. Lui purtroppo non ha potuto fare altro che buttarmi giù col difensore, perché se no sarei andato in porta, forse per andare a segnare 3-0. Va bene così. Dai, che conniamo. Dai, e forza. Chissà cosa dovrai fare, chissà. Devi risistemarti. Ci siamo ragazzi per il secondo tempo. Lui adesso sarà super offensivo, infatti. Sotto i due gol, uomo in meno. Deve cercare comunque di fare lui adesso la partita, quindi noi in ripartenza potremo far male. No. Calma. Alziamo le tacche. Giochiamo tranquilli. No, aia. Bravo. L'aveva capito. Dai, Griezmann, ci arrivi? Non ci arriva Griezmann. Mamma mia, ragazzi, l'ho vista dentro. L'ho vista dentro un attimo.
Attacca in 5-6 lui, tanto normale. Prima riusciamo a fare sto 3-0, meglio è. No, non mi ha preso la finta. Perché non mi hai preso la finta, Griezmann, li mortacci tui. Quello era gol, da lì si segnava. Ma io. Mamma mia, fuori. Bella, questa giocata è bella. Griezmann. Palla dentro, oh, di tacco addirittura. Di tacco, ma perché di tacco? Dai, cacchio, andiamo a chiudere sta partita. Ah. Bravo, Llorente. Partita ancora Griezmann. Palla a piede dentro, troppo profondo. Calcio d'angolo, va bene, Antoine Griezmann, 3-0 per noi ragazzi. E l'andiamo a chiudere. Bravo. Direi di alzare un'attacchetta, tanto gioca in 10, 3-0, 10 minuti al 90esimo. Brutto sto passaggio. Fuori gioco quello. Che passaggio. Herrera, la fintona, è partito. Dai, che andavo in contropiede, che cacchio fischi. Carvajal mi sa che era già punito. Se non ho visto male il primo tempo. Infatti mi sa che si ritira. Attenzione. Momento clou di sta partita. Quindi secondo me si è ritirato. Forse era già ammonito il primo tempo, però rimaneva in 9 addirittura. Eh sì.
Cari ragazzi, si ritira il nostro avversario, quindi la partita finisce qua 3-0 per noi. Va bene così. Prima di salutarvi, vi ricordo di continuare a seguirmi, di iscrivervi se ancora molti di voi non l'hanno fatto, mettere un like al video se vi è piaciuto, commentare e attivare la campanellina così per rimanere sempre aggiornati su ogni informazione che andrò a pubblicare sul mio canale YouTube Gabino90.